It's just like. Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with all your... Mercoledì andiamo in ufficio. Oggi sarà una giornata bella impegnativa. Ore 10 abbiamo meeting, ore 12 appuntamento con un cliente. Dopo che avrò finito con le email devo vedere un po' di cose su... sul marketing del 2017. Sto studiando un piano su appunto la sponsorizzazione e le diverse strategie di marketing che attueremo. Quando arrivo in ufficio vi spiego un po' meglio. Stamattina appena arrivati controllo un po' le mail, rispondo appunto ai clienti, ai collaboratori. Ogni mercoledì alle 10 abbiamo il meeting o il training, una settimana sì, una settimana no. Il meeting dove andiamo a parlare appunto dei progetti su cui stiamo lavorando, sui progetti da qui a 3 mesi principalmente, perché è importante, penso sia importante pianificare in anticipo. Abbiamo appena finito il meeting, parecchio da fare appunto per la questione marketing, per appunto i nuovi clienti da incontrare e anche piccole cose che in un'azienda comunque prendono un sacco di tempo. Ad esempio devo ordinare gli adesivi, le tazze per i clienti. È stata molto interessante la parte dove appunto ci siamo dati appuntamento fra un mese, dove voglio sapere, voglio capire quali sono i piani, quali sono gli obiettivi singoli di ognuno dei ragazzi da qui a 2 anni, da qui a 5 anni, perché penso che sia il modo migliore per aiutarli a ottenere questi obiettivi, che siano obiettivi personali, che siano quelli di andare a vivere da un'altra parte, di andare a lavorare da un'altra parte, di guadagnare di più, di seguire un altro ruolo, un ruolo più alto. Qualsiasi esso sia, l'obiettivo appunto è quello di aiutarli ad ottenere questi obiettivi, a raggiungere questi risultati. Spesso costruendo un'azienda si pensa un po' troppo ai risultati e non si fa guardare le persone all'interno della nostra azienda, che secondo me è una cosa fondamentale. Ok, torniamo in ufficio perché devo cercare qualcuno che si occupi di grafica. Abbiamo delle pubblicità su cui ci vogliono certe misure particolari per il nostro logo eccetera, quindi vediamo se riesco a trovare qualcuno. Chissà se Facebook può aiutare. È 40, giovedì, sono il primo in ufficio, stiamo incrementando i servizi in Spagna e quindi oggi dobbiamo andarci dentro col telefono. Hi, it's Sam from Traveler Service. We received a quote request for a move from the UK to Spain. Cosa c'è bello? Sei stanco, hai lavorato troppo? Hai spostato molti camion? Sì, se ho completo tu intendevi fare appunto tutta la ritiro, l'imballaggio. Simone burlasse. In cui sono incluso. Has to go. Ok, perfetto.
Allora, noi essendo a Londra, non molliamo, ragazzi, non molliamo. C'è ancora un po' da fare. Oggi sarà una giornata lunga. Venerdì, è venerdì. Oggi è giornata bella impegnativa. Abbiamo colazione alle 10 per i ragazzi. E poi voglio parlarvi del progetto a cui sto lavorando in questi giorni. All'italiano bisogna spiegare cosa c'entra il salame col formaggio, con l'uva e con il muffin. Non lo so, io mentre che ci penso le dico questa frase. Tu sei inglesizzato? Io? Ok. Are you tu arrivi, riflessi e c'è magari 10 task da fare. Follow up, cioè i 3 follow up, means extra quote, quote already set. E ne hai altri 5. Cazzo, sei un carro armato. Oh, ciao. 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 Oh! Oh! Seduto! E vorrò parlarvi del progetto su cui sto lavorando. E per queste cose voglio andare in confessionale. Voglio che sia una cosa intima fra me e voi. Come suggeriva qualcuno, non sono al cesso, ma è il confessionale dell'ufficio. Lo chiamo confessionale perché è anche il posto migliore dove stare un attimo tranquilli, riflettere, magari fare un po' di antistress. Quindi volevo parlarvi di una delle fette, uno dei progetti cui seguiamo con la Traslo, sono naturalmente spostare i calciatori e gli sportivi da una parte all'altra dell'Europa. Quando cambiano squadra, quando cambiano nazione, occuparci appunto di spostare al meglio i loro effetti nel miglior modo possibile e con il meno stress possibile. In passato ne abbiamo fatto alcuni. Per attrarre queste collaborazioni, per attrarre questi clienti, c'è tanto lavoro dietro. Uno dei progetti su cui sto lavorando adesso in questi giorni è dedicato appunto a questa parte qua. Ho fiducia che una di queste parti posso magari condividerle già fra 2 o 3 vlog. Una volta che poi il contratto magari è chiuso, una volta che poi un accordo è stipulato, posso magari anche andare un po' più sul dettaglio di come magari sono riuscito ad entrare in contatto, come sono riuscito ad ottenere quel contratto e altri dettagli che magari possono essere validi in altri campi, in altri settori. Mi piace finire tutto prima di appunto del weekend, ad essere tranquillo poi il sabato e la domenica, anche se ci sono i camion da seguire. info@traslo service.com o any more, have you got any more information on the date? Ok, giornata conclusa. Infatti gli altri se la sono tutti svignata. Non c'è Francesco, non c'è Simone, non c'è Stefano. Tutti via siamo andati. Quindi sì, stiamo andando via, però ecco, volevo dirvi che ho un aggiornamento e spero entro massimo 2 vlog di riuscire già a raccontarvi meglio di questo progetto e soprattutto Traslo dovrebbe farmi un regalo, o meglio, ci dovrebbe essere un premio da parte di Traslo. Stiamo definendo le ultime cose ora, però vi parlerò, se non nel prossimo, entro 2 vlog massimo, vi parlerò sia del premio e soprattutto di questo progetto. Niente, quindi volevo augurare a tutti buon weekend, divertitevi sabato, domenica, non bevete troppo e ci vediamo al prossimo. Buona!